bellissima realtà del Museo Correale, che ora sarà intervistato e chiuderà il telegiornale Lucio Esposito con la cultura, con l'arte, la bellezza, che saranno le chiavi per affrontare questo nostro futuro. Grazie da parte mia, Buonasera. chiude Lucio Esposito. Buonasera, grazie direttore di Telecinque. Buonasera e ben trovati al presidente della Fondazione Correale, Gaetano Mauro. Buonasera Lucio, Presidente, mi senti? stamattina ho aperto l'articolo dicendo il Museo Correale c'è, presentando una serie di lavori e quindi nei nostri articoli, non dico quotidiani, ma molto continui e costanti dedicati al Correale. Il piacere di averti qua con noi è duplice perché noi vediamo in voi una doppia figura, una colui il quale ha rinvigorito e rivitalizzato il Museo Correale e l'altra come imprenditore, manager, albergatore. Quindi la tua opinione ha questa duplice valenza. E che cosa avete preparato per il Correale? Noi prima della chiusura abbiamo messo nel salone del sottotetto tutta una serie di quadri che non erano dedicati al pubblico, bensì a una serie di sponsor, manager che volevano contribuire al loro restauro. Ma sono delle opere eccezionali. Noi non abbiamo resistito, stamattina li abbiamo presentati al pubblico di Positano News con un video, l'ultimo articolo che c'è stato, e riusciremo a proseguire su questa strada. Ci sarà spazio e soldi per poter proseguire per questa strada eccezionale che ha intrapreso già da qualche anno. Prego. Buonasera a tutti, prima di tutto. Mi sentite? Sì. 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 Ti ringrazio per i complimenti e ti ringrazio per avermi dato l'onore di questa intervista. Beh, quest'anno è un anno difficile anche per il museo. Purtroppo non dobbiamo nascondere che anche il museo, nonostante a volte non venga invitato ai tavoli, il museo non venga invitato ai tavoli turistici, vive di turismo. E nel nostro caso è prevista una riapertura da parte, come ha detto il governo, almeno nell'ultimo DCPM, il 18 maggio. E comunque mi sto attivando, ci stiamo attivando con il direttore ed è senz'altro, io vedo che sarà un momento abbastanza critico, difficile anche nell'apertura, perché comunque non credo che con la chiusura delle regioni e quindi le visite solamente possibili per i residenti in Campania potremo avere tanti visitatori. Diciamo che dal lato umano mi farebbe piacere tanto aprire e riuscire ad aprire, logicamente attivando tutte quelle cose che bisogna fare per responsabilizzare le persone all'utilizzo di prodotti per la disinfettazione. Quindi dovremmo fare disinfettazione, dovremmo avere le mascherine per i dipendenti, dovremmo mettere delle protezioni alla cassa per la cassiera. Ci sono un po' di cose da fare, per quella data vediamo di farle, anche perché, come ti ho detto, umanamente abbiamo delle persone che vivono di stipendio e il mio piacere sarebbe quello di poterli riprendere tutti già al museo a lavorare affinché possano Ma i tornare a dipendenti casa hanno in avuto la futuro. cassa integrale? I dipendenti Ma hanno diritto? la cassa integrazione, Lucio, è come per tutte le aziende, per tutti quelli che hanno fatto richiesta, era massimo di 9 settimane. Quindi l'abbiamo attivata il 16 marzo, noi fino al 16 abbiamo pagato il personale fino al 16 marzo. Le 9 settimane finiscono il 16 maggio, quindi diciamo che noi ci auguriamo, come per tutti gli stagionali delle industrie alberghiere, la Federalberghi sta facendo tanto a proposito per poter attivare una cassa integrazione che possa arrivare almeno fino alla fine dell'anno. Altri paesi europei hanno attivato la cassa integrazione addirittura fino al 31 marzo, moltissimi fino a fine anno. L'Italia è l'unica nazione che l'ha attivata una cassa integrazione che 9 settimane che finisce quindi il 18 maggio per molte aziende. Purtroppo questo è un problema molto grave, molto sentito e io credo che la prima cosa che dovremmo fare oggi, più che parlare di cultura, dovremmo parlare onestamente di questo virus, di questo Covid-19 che sta rovinando
diciamo, l'economia a livello Mondiale. statale o europeo, mondiale, ma tantissimo quello che tutte quelle aziende che girano intorno al circuito turistico. Se vogliamo parlare di cose, di piani, voglio solo dire che sì, senz'altro noi avevamo di quello che stavamo facendo per il museo, diciamo, noi avevamo iniziato con questo lavoro di revisione degli inventari. Questo è il motivo per cui, come mi dicevi tu, c'erano tutti i quadri dei depositi che erano stati, diciamo, tirati fuori, come le porcellane, come tante altre cose che stanno nei depositi, per essere reinventariate, per cercare di fare una revisione generale, perché diciamo che era già da un po' di tempo che la volevo fare, e con un po' di disponibilità finanziaria che il museo ha, avevo attivato insieme con la decisione ovviamente presa in consiglio direttivo e con il direttore del museo di questa revisione che è partita da circa un anno. Dove molte opere che noi abbiamo tirato fuori le abbiamo messe, diciamo, esposte per poter essere adottate e quindi restaurate. Avevamo intenzione di fare una mostra, ma credo che questa sia una cosa che a costo quasi zero, quindi senz'altro alla riapertura ci impegneremo affinché questa mostra possa aversi. E quindi metteremo tutti i quadri che abbiamo tirato fuori dai depositi, li metteremo in esposizione, con la speranza che ci siano persone con la volontà, come ce ne sono state fino ad oggi tantissime, devo dire, e devo ringraziare tanti miei colleghi albergatori, come devo ringraziare i commercianti, come devo ringraziare gli agenti di viaggio, devo ringraziare anche persone della comunità, semplici cittadini sorrentini che hanno provveduto ad adottare già tanti, tanti, tanti quadri per i restauri. Grazie, grazie Gaetano di questo quadro che ci hai fatto, ti facciamo i nostri auguri. Noi proseguiamo come giornale Positano News a supportare e la rinascita e il racconto virtuale del Museo Correale. Ci incontreremo nei prossimi giorni. Saluti e grazie. Ti ringrazio, speriamo di rivederci presto, significa che tutto sarà passato. Non ci potremo riabbracciare sicuramente fino a settembre-ottobre, perché come Certo, sta la certo. situazione, riabbracciarci bisognerà aspettare un poco. Però già ritornare alla vita comune, vederci, passeggiare, insomma, stare, anche se con il distanziamento, perché purtroppo il distanziamento rimarrà Una fino, credo, fondamentale. fino a un bel periodo, e questo purtroppo ci porterà anche noi a perdere un po' di soldini che ci arrivavano dai matrimoni e che ci arrivavano dai concerti che avevamo tutte le sere, quindi anche il museo ha subito un bel danno da questa pandemia. Purtroppo tutti abbiamo subito qualcosa, speriamo solamente di uscirne bene. Fortunatamente ha un po' di risorse, diciamo, dal lato per poter vivere, per potersi reggere, speriamo fino a quando finirà tutto Per poter questo, galleggiare e sopravvivere. e per poter aiutare un po', diciamo, le persone che hanno bisogno, incominciando dalle persone che lavorano con noi. Ti Grazie. ringrazio, ti saluto e ci aggiorniamo nei prossimi eventi. A presto, Saluti. ciao, grazie. A voi studio. A voi studio.